Per prima cosa apriamo un bel terminale emulatore che vi metto anche a schermo intero così vedete meglio e diamo il seguente comando che voi troverete in descrizione. Da root, quindi con il comando sudo, ma ci sono due metodi di fare questo. O usate direttamente il comando su come faccio io, perché tanto i comandi da dare con sudo sono 3-4, quindi insomma andiamo direttamente di su e siamo a posto. Oppure usate sudo per tutti i comandi. Fate un po' come volete, che è la stessa identica cosa. A questo punto diamo il comando add apt repository spazio ppa due punti tg 2008 barra ppa. Facciamo invio. Invio di nuovo. Ora, a quanto pare ha fatto un apt update automatico, come potete vedere qui, ma ne lo diamo comunque, quindi apt update. Perfetto, ora diamo il comando apt install uq s invio. Ottimo, con il terminale emulatore abbiamo benché finito, quindi possiamo anche chiuderlo e andiamo ad aprire uq. Ecco qui il nostro uq. Per la prima volta lasciamo che faccia questa procedura, che la prima volta è un po' lentina, poi le prossime volte sarà più veloce. Ottimo, andiamo ad installare l'ultimo kernel disponibile, solo per farvi vedere come fare. Quindi lo clicchiamo e clicchiamo su install qui in parte. Diamo il comando, diamo la password di amministratore. Perfetto, chiudiamo questa schermata come ci dice lui con close. Qui ci avvisa cosa fare in caso vada in kernel panic. Praticamente vi dice se vai in kernel panic devi avviare il kernel che avevi installato prima, quindi quello più vecchio, in modo tale che appunto tu possa avere un sistema avviabile e poi cercare di capire perché è andato in kernel panic. E quant'altro. Comunque il fatto che vada in kernel panic è molto raro, a me è capitato una volta su qualche decina, quindi tranquilli. Clicchiamo su ok, si riaprirà uq, ma possiamo anche chiuderlo. Come vedete ci avvisa anche che è stato installato, quindi ora io vi faccio vedere che non conto balle perché con uname r, come vedete, ho installato il kernel 4.18.0. E ora vado a riavviare e vi faccio vedere che effettivamente la procedura è andata a buon fine. Eccoci qui, si è appena riavviato, andiamo ad aprire il terminale nuovamente, diamo il comando uname-r, anzi ve lo metto anche a schermo intero, invio, eccolo qua, 5.0.2.